La pedofilia e la pedopornografia sono un crimine contro l'umanità. Sono una violenza perpetrata già nei confronti dei bambini di età tra 0 massimo 12 anni e che è diventato uno dei più grossi problemi globali nel mondo. L'arresto di Monsignor Capella da parte degli organismi giudiziari della Santa Sede credo che sia un segnale molto positivo, perché dimostra come la Santa Sede non può più tollerare eventuali reati e crimini contro l'infanzia. Certo, bisogna stabilire le responsabilità oggettive di questo diplomatico della Santa Sede, le ragioni, i motivi, speriamo che non abbia prodotto immateriale, ma che si sia limitato, ma ciò significa che è sempre un fatto grave, alla diffusione, alla detenzione, ecco, di questo materiale che magari l'ha trovato in rete. Il report 2017 di Meter dimostra come il fenomeno della pedopornografia online è un fenomeno gravissimo che coinvolge decine e decine di nazioni. Il report che abbiamo prodotto ha come nazioni circa 40 coinvolte nella locazione di portali, di server dove la diffusione di circa 2 milioni di immagini o 1 milione di video pedopornografici dimostra come dietro tutto ciò c'è una vera e propria industria del materiale, diffusione, produzione, ma anche guadagno, business sulla pelle dei bambini. I colossi del web hanno delle grandi responsabilità, ma anche i governi coinvolti che non agiscono responsabilmente di fronte a un fenomeno così grave, così immane. La denuncia è molto chiara, molto forte. Non possiamo permettere che la pedopornografia online venga ridotta soltanto a immagini e video da togliere nel web. Quelle immagini e quei video sono la realtà cruda, tragica, reale di bambini già abusati. E chissà ancora quanti vengono abusati giornalmente e vengono immessi nel grande mercato pedocriminale del mondo. Ogni azione è sempre un'azione buona per far fronte a questo crimine, ma se non collaboriamo insieme, se non agiamo concretamente contro questo fenomeno, è veramente una battaglia persa fin dall'inizio. Meter continuerà a denunciare, a sostenere le vittime, ad accompagnare coloro che vivono questi tragici momenti. Ed è per questo che appoggiamo ovviamente la Santa Sede per l'azione compiuta, ma auspichiamo che tutti gli altri stati facciano molto e molto di più, cosa che non fanno, contro la pedopornografia online.